su Roblox perché dovremo sconfiggere il poliziotto con la testa sirena. Ma per la prima volta io e Cicino saremo entrambi Spider-Man. Sapete perché? Siren Cop ho delle ragnatele. Andiamo a sconfiggerlo. Ma che puzza orribile! Già siamo sotto a questo buco di foglia con gli scarafaggi, le cose, e tu ti metti anche a scorreggiare. Ah, che schifo, Cicino! Ho fatto la cacca! Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidibi body bidet. Però il bidet qui non c'è, e quindi c'è un problema. Guarda, Cicino, questo sei tu e la tua felice famigliola. Ma questa è tua mamma! Ma oh mio Dio, ma questi quadri non li avevo visti mica! Allora c'è una signora con un uccello in testa, veramente molto. Questa sei tu, adesso è tuo zio. Oh madonna mia, non penso che mio zio sia così. Comunque Cicino, oggi siamo ancora una volta in una prigione. Come se non bastasse, ci richiudono sempre. Oggi non so che crimine abbiamo fatto, tu te lo ricordi? Io non mi ricordo. Io, se non sbaglio, ero a scuola e ho parlato senza alzare la mano. No, è una cosa che non puoi più permetterti. Io mi sa che non lì so. Vicino a te, quindi mi hanno preso anche a me in ergastolo. È una roba orribile. Ma per scappare da questa prigione, ovviamente non possiamo farcela da comuni mortali. Dobbiamo diventare dei supereroi. E io ho saputo che il signor Siren Cop, il proprietario di questo carcere, ha paura delle ragnatele. Chi è che spara ragnatele? È il momento di flash show. Oh, vado subito a comprare. Se lo ripeto una volta, forse non hai capito. Okay. Allora, le ragnatele, quelle che escono dalle mani. Piu, 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 piu. Iron Man. Spider-Man, cavolo. Scusa, vero, no, tu secondo me lo fai apposta. Non puoi essere così tanto stupido. Quindi, andiamo subito a shoppare le nostre ragnatelonze. Eccolo qua. E vai, altri 200 Robux. Chissà quanti Robux ho speso in tutta la mia vita. Secondo me, almeno 20 miliardi. E dove dobbiamo andare adesso? Io provo a uscire. Wow. Oh mio Dio, tu mi delizi già con queste pirouette. Ma datti una calmata, amico mio. La porta non si apre in nessun modo, vedo. Immagino, vedi se ci fosse qualche passaggio segreto di al Cesus sotto il letto, vicino al muro. Lì c'è un tipo uno scanner code, sto vedendo. Guarda lì in fondo. Ma dobbiamo prima uscire dalla cella. Dai, Gigino, usa i tuoi sensi di ragno. Vedi, riesci ad uscire. Questo tubo è rotto, entriamo qua. Non credo tu possa entrare nel tubo, però credo che possiamo aprire la vento. Ok, il primo mistero già è stato sfatato e siamo finalmente scappati da quella cella puzzolente. Non ce la facevo più a sentire quella tua puzza. Ma sei veramente un detective? Come hai fatto? Questi sono anni di esperienza. Vediamo se adesso i miei poteri da ragno funzionano oppure no. 3, vai. 2, 1, Spider Park. Sì! Già ho superato tutto. Tu però dovrei farlo normalmente, perché bisogna verificare se il parkour è valido oppure no. Ma scusa, ma anch'io ho i poteri, perché non li posso usare? Perché l'ho deciso io. Dai, muoviti, vediamo adesso però fuori parkour, che devo prenderti un pochino in giro. Ma sei riuscito a farlo al primo tentativo. Ma dai, ma tu non sei mai stato così bravo. Guarda qua, riesco pure ad arrampicarmi sulle pareti. Cioè, ho pure la pelle di Spider-Man. Guarda, che chill. Ma tranquillo, tanto è un gioco dei ragazzi. Eccomi qua. Sono questi spuntoni orribili. Allora, qui potremmo utilizzare le nostre ragnatele. Però come sai, le ragnatele sono poco affidabili. Esatto. E nonostante siano pericolose per il nostro amico Siren Cop, che ancora devo vedere, secondo me oggi se l'è presa di ferie. Ma guarda, lui dicono che è un grande lavoratore con il culo rosso, quindi lui non va mai in ferie. Ma più che culo rosso, io pensavo avesse la sirena rossa. Oh! Ma che cavolo, hai usato delle ragnatele alla perfezione. Io invece non ci riesco ad usarle, maledizione, guarda. Ma guarda che io ho fatto un corso online da Spider-Man, ora sono un fenomeno. Ah, ecco perché ora si spiega tu. Oh, mio Dio. Era Samara? Samara? Ehi, Samara, No, sto scherzando. Ma che bella questa sedia. C'ho le lucine, gli RGB. È palesemente una sedia da gaming. Dove? Per non farti distrarre. Guarda, hanno messo questo macchinario per il cervello. E poi puoi metterti anche i piedi dentro queste cose. Così non c'è pericolo che tu possa andare via dalla tua sessione di gaming. Ma non lo so, a me sembra una lampada storta. Andiamo avanti. Sento dei passi. Sento dei passi. Dietro!
Oh mio Dio, ma come hai fatto a vederlo? Ma questo mi senza il ragno! Mi ha preso! Io per fortuna non sono riuscito a farmi prendere grazie alle mie ragnatele! Lui si sta spaventando palesemente e non riesce a colpirmi, guarda! Ah, stavo scherzando, mi ha preso tantissimo! Io sono nella cella, vieni, veloce! Sono arrivato, è che lui mi ha preso, ho sentito le sirene! Non lo so, ma da me lui sta... Guarda come sta chillando! Anche da me sta ballando la moonwalk. Ma che cos'è, Michael Jackson? Ma magari vado a fargli un autografo, aspettami. Ma tu sei scemo. Ma Michael Jackson non è veramente lui. Cioè non ti avrebbe catturato Michael Jackson. Aspetta, vediamo se è lui. Oh, oh cavolo, è lui. Oh mio Dio. Via. Io ho veramente paura di entrare in questo buco. Tira la leva. La tiri tu o la tiro io? Ma qua dietro cosa c'è, scusa? Non lo so, però potrebbe esserci qualcosa. Io so, Gigino, ascoltami bene, sì? Che in questa mappa c'è una stanza segreta. Ora, non so bene dove si possa trovare, però il nostro obiettivo da uomini ragno è quella di trovarla al 100%. E se la trovo cosa mi dai? 5 euro? No, poi si vede cosa ti do. Potrei darti un bacino. Ma vai a cagare. Ma dai, ma perché? Una dimostrazione di affetto e di amore. Guarda che poi quando sarai solo vorrai solo quello. Ehi, ma dove sei? Sto avendo una... Mi sono incastrato nel muro, porca paletta. Oh, oddio! Mi sono appaccato, Gigino! Ti raggiungo! Come mi raggiungi? Ma sei anche tu qua fuori? Sì, buonasera! Ah, sono morto! Ecco, oh! Oh mio Dio! Che succede? Ho trovato... Avevo trovato una stanza dove c'era la Siren Cop da solo! E ti giuro... Ma sei stupido! Ma non pensavo, è stato yes! Comunque stavo dicendo... Era in una stanza da solo, solo lui, Siren Cop, che era lì che mi aspettava. Io pensavo fosse un NPC, così mi sono avvicinato e mi ha fatto un jumpscare. Un NPC? Cos'è? Sì, Gigino, cose... Ma chi l'aveva venuto a detto che ci sono dei cose di elettricità? Ma sì, io sono l'uomo elettro. Non sapevo che Spider-Man fosse anche elettro. Aiuto. Ma non riesci neanche a salire le scale. Sul lavandino. Finalmente puoi sciacquarti il culetto da prima. Oh, guarda, qua. Ma dai, ma vedi la cacca pure nei lavandini. E poi era già tutto verde. Mi sa che non era perfetto per pulirsi sto coso. Vabbè, fa niente. Cosa c'è di qua di bea? Ok, c'è un corridoio per niente bello. Infermiere, non arrivare troppo. Che vuol dire non arrivare troppo? Non lo so. Però vediamo, forse qua dietro a questa porta cosa fai? Forse riusciamo ad arrivare qua dietro grazie al nostro superpotere. Potrebbe essere qua dietro la porta segreta. No, però oddio, vedendo da fuori non c'è proprio non niente credo. Qua dentro. No, andiamo avanti. Che c'è? Io mi sono abbaccato la camminata. Ehi, perché c'è? Chi sono questi tizi? C'è un Franco? Giuseppe, non ti ricordavo così brutto. Mannaggia a te. Shh, zitto. Non bisogna fare rumore. Non devi parlare. Devi stare zitto. Silenzio. Ma cosa stiamo urlando un po' troppo però? Ce la stai facendo se no? Ti sto aspettando la fine. Muoviti che questi si svegliano per davvero. Sì. Ok, ora puoi smettere di parlare così, grazie. Ok, qua ci sono delle sedie a rotelle, tutte pronte per te. Se vuoi puoi anche utilizzare. Mamma, questa moto, mamma, tu lo ti piace. Cosa? Niente, era un rap god. Rap futuristico. Rap futuristico. Allora, qua, torniamo seri per cortesia. Qua ci dice non entrare. Ma lì c'è scritto arrampa rela corsa, ma sort. No, è diventato tutto scuro di nuovo. Quando diventa tutto scuro non mi piace mai. Sento i passi. Dove? Non vedo nessuno. Ho paura, non vedo. Da dietro. Tua sorella. Ma perché devi insultare la sua sorellina? Poi magari non c'entra niente. Non ha fatto nulla di male nella sua brutta vita. Scusa, è che mi aveva molto jumpscherato. Sai, mi era preso un attacco d'ansia. Ok, può capitare. Anche io sono pieno di attacchi d'ansia. E adesso dobbiamo dare un attimo via. Dobbiamo anche muoverci. Le mie catene non ci stanno aiutando per niente. Non lo so, ma è tipo Usain Bolt. Corre come un dannato. Ma davvero? Vai. Ce l'ho fatta. Non ti consiglio di salire troppo solo, perché potrebbe esserci qualche bug e potrebbe... Ciao Armando. Come che
lo sai chi mi sembra? Ombraggio! Oh mio Dio, oh, sì, cavoletti. È proprio lui, sembra un ombro. Oh mio, ma dove sei finito? Allora, provo ad utilizzare la mia pelle, funzionano? Sì, che funzionano. Guarda, sono Spider-Video. Vedi, a qualcosa servono questi poteri. Come mo? Voglio un applauso per la mia performance! Complimenti, Spider-Mins! Complimenti! Ma io voglio capire, no? Visto che siamo entrambi Spider-Man, chi è il vero Spider-Man? Chi è lo Spider-Man di Tobey Maguire, di Andrew Garfield, di Tom Holland? Tu quale sei? Io sono quello di Tonino la Stella! Tonino la Stella? Sarebbe Tony Stark e sarebbe Iron Man e fa un'altra cosa! Allora sono il Capitano Uncino! Tieni in alto la mano, muovi il tuo bacino! Sono il Capitano Uncino. Io veramente non ho parole. Cioè io non so più che cosa pensare. Boh, vabbè. Clicca o tap. Che vuol dire clicca o tap? Ma hai visto chi c'è qua dentro? Apri questa cosa, clicca. Clicca sopra. Via, scappa. Vai via. Oh, ma qui si scava. Ma hai preso l'elmetto? Non ho preso proprio niente, non l'avevo nemmeno visto. È un idiota. Va bene, abbiamo l'elmetto. E qua ci sono delle croci, che vuol dire che non possiamo scavare. Non scavare le croci. Se sei un deficiente, scusa. Com'è possibile? Cioè lui sta lì camperato ad aspettarmi dentro le croci? Ma non lo so, magari stava cercando l'oro. Cioè che cos'è, una talpa? Sta cercando i diamanti? Non lo so, sta facendo un po' di mining minecraftiano? Seguimi, qua dritto. No, in realtà è di qua, credo. Ma di là! Va bene, dov'è? Qua, mi segui dritto. Aspetta, Gigino, aspetta. Vedi, questa è la mentalità degli stolti. Secondo me qua potrebbe esserci la stanza segreta. Perché se continuiamo a scavare, secondo me qualcosa la troviamo, ne sono convinto. Ma non lo so, mi sembra tutto un po' una palla qua, Stanzina, dove sei? Stanzina segreta. Ma siamo sicuri che c'è, Gigino? Sto iniziando a credere che non ci sia in realtà. Mi sa che hai detto una cavolata questa volta, signor detective. Ah, sono tornato all'inizio. Vabbè, dai, senti, andiamo direttamente a destinazione. Siamo usciti all'aria aperta. Da quanto tempo che non vedevo il cielo. Che bello, il cielo fa respirare un po' di aria pulita. No, è troppo pulita. Che schifo, pure qua fuori. Signora! Lo stiamo girando tantissimo. Ma non ci posso credere, sono finito proprio in testa a lui. Ma cosa stai facendo? Ma guarda quanto sto oscillando io. Ma tu sei proprio il maestro delle tecniche. Tranquillo che adesso ti raggiungo anche io, Bene, ci sono anche io. Ma che bello poter camminare su queste cose con una camminata un po' buggata in realtà, Vieni di qua da me, amico, ho trovato un buco. Eccomi qua, sono arrivato anche io finalmente. Ci hai messo un po', siamo al giorno dopo. Qua sopra! Era arrivato fino là sopra e non so se era normale quella cosa. No, non era normale. Questa è la camera per i pazzi, la stanza dell'isolamento. Qua dentro ci entrano tutti i pazzi, più pazzi. E io ci sono così il pazzo dei pazzi, il Capitano Uncino. Finalmente sono a casa mia. Vabbè, ora come facciamo ad uscire da qua? Trova l'invio. Che vuol dire l'invio? Forse, Gigino, c'è qualcosa di diverso rispetto agli altri blocchi. Forse c'è qualcosa che Detective Spider-Man potrebbe capire. Ma voi ragazzi, quale Spider-Man preferite? Spider-Man Max o Spider-Man Gigino? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ovviamente la risposta credo sia scontata. Io comunque credo di aver capito qua, Se tu vedi questa stanza, è tutta fatta di blocchi, vedi questi belli bianchi, no? Ok. Però, okay. Se tu vedi qua, c'è un colore diverso, qua c'è una porta. Grazie, che è diversa. Ma adesso ascolta la mia versione. La soluzione è questo pulsante. Questo è lo sguardo del detective. Solo in poche persone ce l'hanno. Di sicurezza. Come se già non fosse abbastanza sicura sto coso. Ma dobbiamo premere un pulsante? Secondo le mie 10.000 lauree in logistica e ingegneria. Sì, ma stai zitto, clicca a caso tipo questo. Cosa? Ho trovato a primo colpo il bottone della porta. Sei sculato. Ma no, non sono sculato, sono OP. Ma questo che cos'è? Hanno fatto l'impronta del cadavere e sento dei passi. È tornato il telecopo. Tu hai capito dove cavolo siamo finiti? Sarà la nostra prigione. Ma? Cioè noi abbiamo fatto tutto quel giro semplicemente per uscire da questa porta? Quindi la keycard serve a quello che abbiamo visto all'inizio. Mamma mia. E corriamo, perché sennò adesso arriva quel pazzo del Silent Cop. Corri! Ma l'ho seminato.
Che schema, sono finito nella melma. Fammi usare i miei poteri per uscire da sta roba orribile. Sto impazzendo perché devo trovare la stanza segreta. Dove cavolo è la stanza segreta? Sono uscito dalla mappa ancora una volta. Ma secondo me te la stai sognando questa stanza segreta, fatelo dire. No, fidati di me, la stanza segreta esiste. Io non sono stupido, io lo so, l'ho sognata la notte. Ah, se l'hai sognata la notte allora ti credo. Andiamo piano, che chi va piano? Ma perché sono attivati gli spuntoni? Perché mi sa che appena uno tocca il laser si attivano. Ah, e vabbè, ma allora io non ho bisogno di fare queste cose. Perché fare parkour quando puoi utilizzare i superpoteri spidermaniani? E vabbè, niente, scherzavo. Ma se, scusa, se non li sai usare, non li usi. È melma di Shrek per terra. Ah, oh, ma ovunque, non è possibile. Devi correre, c'è Samara. Samara? E come hai fatto ad arrivare qua? Non lo so, sto sentendo la sua voce che mi dice vieni qua bel patatone. Qui, aiuta! Penso che sia la cosa più brutta che abbia mai visto dopo la tua faccia. Ma dai, alla fine non è così brutta Samara, alla fine è una bella ragazza. Un po' di trucco e si risolve tutto, non credi? Sì, ma io ce l'ho fatta, dove sei? Io sto aspettando, eh. Ah, ce l'ho fatta! Oddio, non è vero, non ce l'ho fatta, eccola qua dietro, vai via! Vuoi vedere una cosa che ho imparato nel mentre che stavi rincorrendo Samara? Sì? Guarda che Spider-Man che sono! Guarda che anch'io lo so fare. Guarda che è arrabbica. Utilizza la trappola. Ma perché l'abbiamo dovuta attivare? Scusami. Questa è una bella domanda. Ce la siamo rimasti incastrati qua dietro. Come ci passo io? Mi sa che uno deve fare il sacrificio divino. Ci andrai tu. Va bene. Aia. Allora mi sa che era una trappola. Questa trappola. Sei possiamo utilizzare la trappola. Ti prego io, stupido sirenozzolo. Easy. La 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 la. E ci aggiungiamo anche qualche bella ragnatela da Spider-Man. Che lui è arrivato da questo corridoio. Cosa c'è qua dietro? Scappia. Scappiamo? Sì. Possiamo scappare? Andiamo. Veramente? Fino a Eva. E poi partire questo cavolo di treno. Però il passaggio segreto non l'abbiamo trovato. Che palle. Ma non ci sono un po' di poltrone, io mi voglio sedere. Però abbiamo trovato il passaggio segreto. Quindi ragazzi, se voi sapete dov'è, scrivetemi nei commenti dov'è che lo voglio assolutamente esplorare. Ma adesso siamo sicuri che siamo salvi? Perché qua vedo che si scende un pochino troppo. Ehi, Finalmente il capitanoncino è tornato nelle sue acque. Oh sì, adesso siamo arrivati. Siamo riusciti a scappare da questo orribile Siren Company. Prima di andarcene vorrei fare una breve esplorazione con i nostri ragnatieri da Spider-Man, che ci hanno aiutati a sconfiggerlo. Però secondo me ce l'avremmo fatta anche senza. Sì, e dove vuoi andare? Illustrami. Voglio portarti in quello stanzino che avevo visto prima. Max! Dai Gigi, ti sto aspettando. Vieni con la mia. Che c'è? Ho trovato la stanza segreta. Dove? Mi ha dato il premio qua sotto. Dove? Dove? Oddio, eccoti, ecco. Premio di formaggio. Che vuol dire? Forse questo è l'achievement della stanza segreta. Oh mio Dio, l'abbiamo trovata. Cioè, ma era veramente segreta. Cioè, come ci arrivavi qua sotto? Solo degli Spider-Mini come noi potevano. Ecco, quello del mio, il nostro potere. Bene, ora possiamo andarcene. Ciao. Bella.